Al Pescara, San Paolo quasi deserto, striscioni contro FIGC e TAR. Pescara in campo con 7 esordienti provenienti dalla primavera, una scelta dettata dall'incertezza sul campionato di appartenenza, e il vantaggio del Napoli al 47esimo del primo tempo su azione di Ignacio Pia, scambio con Calaiò che va a rete. Poi il Pescara non riesce mai a riaprire la partita, neppure con il Napoli che è rimasto in 9 uomini, e al 35esimo del secondo tempo Sosa su perfetto lancio di Fontana controlla di petto e segna il pesante e definitivo 2-0. Quindi anche per gli azzurri il passaggio al prossimo turno che si disputerà il 14 di agosto.